gestione delle critiche che devono essere associate obbligatoriamente a proposte. Le proposte devono venire dal municipio, non dal singolo attivista, perché sennò c'è un casino enorme. E il filtro, il municipio. Si discute lì, l'uno vale uno, vale lì, vale sempre, però vale lì nella proposta, nel dire cos'è che non va, o nella critica, nella proposta, ma poi a maggioranza si decide, non è l'uno vale uno, vuol dire che non decide nessuno. Si decide nel municipio e il municipio può, attraverso la piattaforma urbana, rendere partecipe tutti gli altri municipi per le proprie proposte, le proprie critiche e tutto il resto. Quindi alla fine noi la proposta per realizzare queste due linee guida di coordinamento e la piattaforma romana, noi proponiamo un ciclo di riunioni tra tutti i municipi, con i rappresentanti chiaramente, che devono essere massimo in due per una questione, diciamo, numerica, e che deve essere in streaming. Un ciclo di riunioni per redigere alla fine, per discutere insieme le linee di coordinamento da attuare e il funzionamento della piattaforma online, ponendo poi alla fine chiaramente tutto in votazione ai singoli attivisti romani. Questa è la proposta di coordinamento. Ottavo municipio, Paolo Pace. Diciamo, anche noi abbiamo ampiamente dibattuto nell'ambito del nostro municipio su queste tematiche comunicazione, organizzazione, e abbiamo cercato insomma di capire un attimino cosa dovevamo proporre oggi fondamentalmente. L'aspetto della comunicazione è un aspetto, diciamo, abbastanza variegato, un aspetto che fondamentalmente riguarda l'ambito istituzionale, quindi i rapporti dei portavoce con diciamo, le istituzioni e con i referenti di campo, gli attivisti, eccetera. C'è l'aspetto di comunicazione dei gruppi municipali, anche qui riguarda, diciamo, invece l'ambito proprio degli attivisti che in qualche modo interagiscono tra di loro. E poi c'è l'ambito della comunicazione dei vari tavoli di lavoro, che sono tavoli municipali, tavoli comunali, insomma. Quindi in tutti e tre questi ambiti fondamentalmente ci sono carenze comunicative molto importanti che non permettono alle persone, agli attivisti, ai cittadini di sapere o interagire con il sistema, con i sistemi, con i tavoli, con i gruppi. Fondamentalmente la comunicazione del Movimento 5 Stelle ad oggi, il dato, diciamo, che più viene fatto rilevare dai nostri attivisti, non arriva alle persone che sono fuori dal movimento e soprattutto a quelle che non possono accedere a canali internet. Questo è un grosso problema, il problema, si diceva prima, del voto, dell'assenza dell'interesse alla partecipazione delle persone. Se noi non riusciamo a coinvolgere i cittadini, perché l'obiettivo nostro deve essere quello di coinvolgere le persone, deve essere quello di arrivare alla gente, a coloro che non ci danno credito, a coloro che continuano a votare per qualcuno che da anni li inganna. Quindi fondamentalmente questo è un grosso problema, ma anche coloro che ne sono parte, spesso arrivano da noi degli attivisti che dicono: ma noi per trovarvi abbiamo dovuto penare le pene dell'inferno, cioè non siamo riusciti, sono mesi che cercavamo di metterci in contatto con qualcuno ma non sapevamo a chi rivolgerci, dove andare, chi cercare. Quindi c'è proprio una disinformazione generalizzata. Ovviamente quindi fondamentalmente si tenderebbe a pensare che l'utilizzo di questi sistemi alternativi messi in piedi per effettuare le comunicazioni tra le persone, tra i gruppi, tra i tavoli, dovrebbe essere quanto più omogeneo possibile e uguale per tutti i municipi. Non è possibile che un municipio utilizza il Meetup, un altro utilizza il Google Group, un altro utilizza un sistema.
cioè siamo veramente all'apoteosi della follia comunicativa, cioè stiamo facendo tutto quello che non dovrebbe essere fatto in termini di comunicazione. Quindi ci vuole ci vorrebbe, secondo diciamo quella l'ipotesi che era stata avallata da noi, un progetto centralizzato che porterebbe alla standardizzazione delle modalità di erogazione della comunicazione. La comunicazione, come pure l'organizzazione, dovrebbero essere quindi centralizzate, ma non dovrebbero essere a capo di una persona o sempre i soliti soggetti, ma fa riferimento a precisi referenti eletti dalla base di ogni municipio ed in carica secondo una logica di rotazione temporale. Quindi questo darebbe luogo a quei processi veramente di democrazia partecipata che permetterebbero a tutti di prendere parte, a secondo delle varie tempistiche, a processi di comunicazione e di organizzazione, ma darebbero poi a questi strumenti veramente la valenza che dovrebbero avere. Da dire anche inoltre che la presenza di molteplici fonti internet da cui acquisire informazioni ed aggiornamenti sul movimento rende spesso molto dispersivo il processo informativo degli attivisti e non, che spesso desistono dal farlo e lo fanno solo occasionalmente. Noi abbiamo il blog nazionale, le liste civiche, i meetup, Facebook, Twitter, i canali YouTube, il forum romano, il forum italiano, cioè chi più ne ha ne metta, cioè alla fine un attivista dov'è che deve informarsi? Cioè come fa a capire che cosa deve fare per entrare a far parte del movimento? Chi sono i riferimenti? Cioè uno dovrebbe avere un riferimento, deve essere il blog di Beppe Grillo e che sia quello, deve essere il meetup e che sia il meetup, ma dobbiamo scegliere. Cioè non possiamo continuare così a giocare con questi mezzi di comunicazione. Quindi un sistema maggiormente strutturato e di facile usufruibilità da parte di tutti permetterebbe un beneficio collettivo in tal senso e fondamentalmente una conoscenza anche a tutto il pubblico esterno. Allora, il Movimento 5 Stelle sembrerebbe che non si sia affatto sviluppato secondo il suo paradigma iniziale, no? Che prevedeva processi decisionali dalla base, eccetera, ma attualmente, per una serie di cause, risulta fortemente incentrato solo sui portavoce. Quindi il ruolo di questi ultimi andrebbe comunque ridimensionato a vantaggio di processi decisionali trasparenti ed allargati alla base, almeno per i principi fondamentali, perché non è possibile, no, che si riuniscono i portavoce tra di loro e decidono quello che devono fare anche su temi importanti. Ci devono essere delle decisioni alla base che aiutano i portavoci. Il portavoce, il nome stesso del portavoce, significa che deve trasmettere una comunicazione da qualcuno verso qualcun altro, non che deve prendere delle decisioni come se fosse un elemento della vecchia politica, perché a volte accade questo, ma non accade questo perché magari il portavoce è in malafede, ma spesso proprio perché manca anche la base, la comunicazione tra la base, quindi non ha il supporto della base. Allora, per riorganizzare il processo di comunicazione ed organizzazione dovrebbero intanto, così, tanto per dirne una, essere disponibili le informazioni che oggi sono presenti, perché è assurdo che nel nostro municipio non sappiamo chi sono i nostri attivisti, non possiamo accedere al database dei forum, non sappiamo chi sono gli iscritti a livello nazionale, ma io parlo della, non è che voglio sapere tutto il mondo, ma almeno del mio municipio, me li vuoi dire chi sono gli iscritti a livello nazionale? Cioè posso entrare in contatto con queste persone, posso comunicare con loro, posso coinvolgere nell'attività di gruppo, e questo mi sembra abbastanza basilare fondamentalmente. Quindi bisognerebbe avere una mappatura delle attuali organizzazioni e sistemi di gestione afferenti a queste tematiche. Anche la comunicazione con lo staff di Milano non funziona affatto bene, questo è un altro dato di fatto fondamentale. Noi abbiamo provato più volte anche i nostri portavoce a comunicare con Milano e diversi mesi fa nessuna risposta è arrivata. Quindi c'è, qualcuno ci deve spiegare a che cosa serve lo staff di Milano in termini di comunicazione e supporto ai vari gruppi romani, municipali e quant'altro. Quindi fondamentalmente alla fine forse sarebbe il caso anche di utilizzare sistemi integrativi di comunicazione, come ad esempio, non so, giornalini cartacei, anche noi pensavamo anche a un supporto televisivo e radio, no? Per questi ultimi due ovviamente non è che si intende ai soliti palinsesti dove vanno delle trasmissioni, si fanno dei talk show, noi pensavamo addirittura alla riproposizione in termini televisivi e radio di tutto ciò che noi trasmettiamo sui canali internet. Per cui le persone, la casalinga che sta a casa si vedrebbe durante il giorno, invece che un canale banalmente di talk show o di chiacchiere,
potrebbe vedere tutto ciò che noi trasmettiamo in internet, come ad esempio i filmati dei vari parlamentari, gli interventi, cioè si stabilisce un palinsesto e va avanti per tutto il giorno. E qui noi stiamo lavorando anche su un progetto, poi in futuro vedremo come va. La strutturazione della comunicazione ed organizzazione, quindi come quella della gestione di tanti tavoli di lavoro, dovrebbe essere svolta a livello comunale, con la partecipazione di referenti per ogni municipio. Si è infatti notato che i tavoli a livello municipale non durano a lungo e spesso il lavoro svolto si vanifica in un nulla di fatto. Cioè non ci sono le risorse necessarie per fare tutto e occuparsi di tutte le tematiche. Spesso quando si crea un gruppo, il gruppo dura poco. Quindi dobbiamo assolutamente fare in modo che le nostre forze non vadano disperse e vengano convogliate a livello comunale. Quindi ogni municipio metterà a disposizione delle risorse nei vari tavoli comunali che si occuperanno anche di municipale. Noi nel nostro municipio ottavo abbiamo cercato di organizzarci al meglio, chiaramente come al solito ci siamo cercati di arrangiare, non avendo diciamo delle direttive centralizzate, non essendoci una gestione appunto oculata della comunicazione e dell'organizzazione. Abbiamo creato un database centralizzato con tutti gli attivisti che siamo riusciti ad acquisire attraverso i nostri infoponi, attraverso le informazioni che ci arrivano dagli altri attivisti. Abbiamo creato una mailing list di oltre 500 attivisti che ricevono sistematicamente su Google Group tutte le informazioni da parte dei nostri portavoce, quindi le varie commissioni, le varie riunioni che si svolgono, e quindi sono sempre informati e danno la possibilità loro di partecipare in ogni momento. Quindi, per chiudere, manca soltanto un minuto, mi devo spiegare, ho finito. Devo dire che anche noi, come tutti gli altri gruppi, grosso modo settimanalmente ci riuniamo, facciamo degli incontri che non sono obbligatori ma sono molto utili, soprattutto per vederci, per vedere che poi alla fine siamo sempre gli stessi 20, 25, 30 persone, quindi sarebbe bene che anche gli altri potessero apprezzare il piacere di stare insieme a persone che la pensano come noi, perché devo dire che questa è una grande cosa. Io quando mi trovo in mezzo a persone del Movimento 5 Stelle ho il piacere di sentire di stare a casa, cioè di sentirmi tra gente che condivide i miei stessi ideali. Questo penso che sia la cosa veramente più bella che ci possa essere. Quindi io volevo esortare diciamo tutti quanti a pensare una cosa: l'importanza non è chi porta avanti le idee, ma che le idee vadano avanti, perché noi abbiamo bisogno che le nostre idee raggiungano l'obiettivo di concretizzarsi un giorno, spero domani, in effettivo nella nostra vita. Grazie. Ultima cosa, faccio una cosa rapidissima, è un giochetto di parole, però mi piaceva farlo, parafrasando il pensiero di un filosofo del Settecento, Schopenhauer, e direi che l'organizzazione e la comunicazione non è tutto, ma tutto senza comunicazione e organizzazione è niente. Grazie. C'è una variazione di programma perché c'è un referente di un tavolo che non può esserci oggi pomeriggio, quindi interrompiamo un attimo i municipi per far parlare il tavolo urbanistica. Ok, scusateci, ma bisogna stare dietro le esigenze un po' di lui. Esatto, io sono Francesco Sanvitto e sono il coordinatore del tavolo dell'urbanistica. Vi ringrazio per aver fatto questa eccezione, ma penso che le cose che dirò non saranno dissimili da quelle che ho sentito fino ad ora. Allora, comunicazione e organizzazione. All'interno del tavolo ce lo siamo posto questo problema, in effetti l'abbiamo vissuto per anni sulla nostra pelle, questo problema, e ci siamo in qualche modo organizzati e non siamo riusciti a comunicare. Mi spiego bene. Comunicare e organizzare significa che bisogna comunicare e organizzare qualcosa e utilizzare degli strumenti, ne abbiamo sentito parlare fino adesso, no? I meetup, eccetera. È come quando si fanno dei trasporti: se io devo fare dei trasporti, uso dei TIR perché porto la merce da Roma a Milano, ma se io devo fare il trasporto del latte dentro la città, il TIR non funziona. Gli strumenti per comunicare e per organizzare sono diversi a secondo di cosa si deve comunicare e organizzare. Non solo, i contenuti
che si comunicano e si trasportano sono differenti. E probabilmente c'è una grossa carenza, questo noi abbiamo rilevato nel tavolo all'interno del movimento, che mancano, forse questa conferenza dovrà essere fatta a valle di una fatta prima dove si parlasse dei contenuti. Mancano i contenuti politici di tipo generale a cui si devono poi uniformare tutti i contenuti più di dettaglio che vengono in cascata dai problemi nazionali a quelli delle città a quelli dei municipi. Noi che ci occupiamo di territorio in senso generale e anche di dettaglio ci troviamo a correre appresso a tante palle impazzite per dare una mano a Daniele Frongia, che è il nostro portavoce comunale che si occupa dell'urbanistica. Poi l'urbanistica è una cosa abbastanza varia, complessa. Ci siamo occupati del problema, vi faccio un esempio, così si capisce dove manca la comunicazione e dove mancano i contenuti di base. Ci siamo occupati del problema consumo di suolo zero, perché a un certo punto è uscita una proposta di legge fatta dal Movimento 5 Stelle a livello nazionale, la 1050, che parlava del consumo di suolo zero. Noi l'abbiamo analizzata, era un'idiozia. Poi abbiamo detto, ma noi ne discutiamo nel nostro tavolo, io partecipo anche a un tavolo che sta a Venezia e ne discutiamo anche lì. E abbiamo a livello locale, ma neanche tanto perché la nostra città è abbastanza grande, delle idee in proposito molto diverse. E chi è che ha fatto questa proposta di legge? L'ha fatto un urbanista, un tecnico, che non fa neanche parte del movimento. Bravo, è bravissimo, però chi di mestiere fa l'urbanista insegna nell'università e lavora con le amministrazioni pubbliche. Un uomo legato a SEL, era l'uomo di fiducia di SEL quando c'era un assessore all'urbanistica regionale di SEL. Allora, va di moda un tecnico, i nostri parlamentari che dovrebbero essere i nostri portavoce lo utilizzano e noi che vogliamo comunicare un'idea completamente diversa per il no consumo di suolo, che è solo uno slogan, perché noi gli slogan li sappiamo fare bene, ma il contenuto che sta all'interno dello slogan non lo conosciamo, non sono riusciti a farci parlare con chi aveva fatto questa proposta di legge. Ed è fondamentale. Il consumo di suolo si riesce a fermare non con dei divieti o dei costi altissimi per gli oneri concessori. Il consumo di suolo si riesce a fermare quando tu separi il plusvalore della rendita fondiaria, non voglio entrare adesso nel particolare, non lo voglio fare, però quando tu incidi profondamente sulla possibilità di arricchimento della speculazione edilizia, d'accordo? Però perdonami, allora, quindi mi stai dicendo che il lavoro del tavolo non ha trovato poi il portavoce? Assolutamente, noi addirittura noi avevamo proposto per fermare il consumo di suolo, organizziamo una proposta di modifica della legge nazionale urbanistica, perché è l'unico modo effettivo e civile per poterlo fare. Non siamo riusciti a parlare con nessuno, perché Daniele ha parlato con i parlamentari, l'hanno mandata a quel paese. Io che ospitavo in casa un portavoce parlamentare di Venezia, sono riuscito ad avere il numero di quello di Milano, che era il capogruppo per questa proposta di legge, non mi rispondeva neanche al telefono. Altro che portavoce, quello era un portasilenzio sostanzialmente. Questa proposta di legge non è andata da nessuna parte, stanno facendo in Parlamento col silenzio del Movimento 5 Stelle una proposta di legge per la riforma della legge nazionale urbanistica oscena, e questo è un dato di fatto oggettivo. Allora, il vero problema secondo me è che all'interno dei tavoli o all'interno delle organizzazioni municipali si arrivi a
E manca tanto? No, no, però sì. Finisco velocemente. Si arrivi a portare avanti un dibattito per dare un contenuto politico a quelli che sono le nostre esigenze, perché se tu hai un movimento politico che non ha degli ideali politici da portare avanti, non vai da nessuna parte. E penso che sia questo abbastanza fondamentale. Sì. Voi ritenete importante il collegamento con i gruppi municipali? Se sì, lo praticate, lo cercate di trovare questo collegamento? Allora, noi che lavoriamo nell'urbanistica, intanto, se voglio essere brevissimo, tutti questi cloni dei vari meetup vanno bene per fare la... I gruppi territoriali. No, sì, usciamo veramente troppo fuori dai tempi. Va bene, allora, noi abbiamo fatto una scelta pochi giorni fa, dato che sul meetup non si poteva parlare e con le mail, se tu lavori non riesci ad avere degli archivi, delle cose fatte, delle cose dette, abbiamo perso tutto quello che noi abbiamo detto da quando abbiamo fatto il programma per le elezioni in poi, perché con questi mezzi di comunicazione che vanno bene per le chiacchiere, per le litigate, non vanno bene per produrre, e noi dobbiamo assolutamente produrre. Adesso noi stiamo utilizzando, che non sarà perfetto come base, una piattaforma che è Google Plus, dove per vari temi andiamo avanti. E quando noi ci troviamo di fronte a problemi municipali, come mi hanno chiesto adesso per San Lorenzo, oppure come nel mio municipio, dove il nostro portavoce addirittura ha denunciato alla magistratura gli iscritti che lavoravano fisicamente, siamo arrivati alla strada. Noi abbiamo organizzato, anche per dimostrare al comune che ci sono dei gruppi di lavoro effettivi, abbiamo organizzato dei gruppi di lavoro per alcuni temi dell'urbanistica nel municipio 15, il quartiere di Marconi, e noi abbiamo cittadini di diverse estrazioni politiche, dal PD ai comitati, che vengono a lavorare e fanno anche la fatica di ascoltare dei tecnici che gli danno gli strumenti per capire, perché questo è fondamentale, se no diventiamo tutti degli opinionisti. Allora, se tu non metti in rete ben classificati quelli che sono gli strumenti, le leggi, le norme, ci troviamo soltanto a sbraitare, a volte a ragione, ma a volte anche a torto, no? Perché se la norma è sbagliata, ma viene applicata, tu devi andare a prendere il potere per cambiare la legge, perché è questo che fa un movimento politico, no? Se invece fanno l'imbroglio, allora denunciamo l'imbroglio, ma per denunciare l'imbroglio dobbiamo conoscere le normative per andare a scoprire dove è fatto l'imbroglio, se no ci muoviamo soltanto con la pancia. Allora dobbiamo provare a cercare di cambiare ed avere degli ideali che siano comuni, discussi, che siano informatori di ogni lavoro che viene fatto, da quello più piccolo territoriale a quello un po' più vasto, che è quello di un tavolo di lavoro. E relativo portavoce. Ma il mio portavoce municipale mi sta simpatico anche Marcello, che sì, lo accompagno. Lo conosco quando è piccolo. Grazie. L'intento è di tirare fino all'una e all'una fermarci per un'oretta per la pausa, quindi resistete e siamo addirittura da dire. Dai nome e cognome di Capanna.
Gabriele Gabri, nonno municipio. Allora, buongiorno a tutti, non vi tedierò con un discorso prefatto e preconfezionato, semplicemente perché penso che un foglio Word, non le slide, tranquilli, non sono slide, è solo un foglio Word, possa riassumere meglio quello che abbiamo fatto a livello municipale come proposte e criticità. Le analizzerò una per una, cercherò alcune, abbiamo trovato delle soluzioni per altre, speriamo insieme di trovarle. Non vi spiego come funziona il nostro municipio. Il nostro municipio funziona come ha trovato di funzionare. Ogni municipio ha la propria organizzazione, non siamo il più bello, non siamo i più bravi. Facciamo quello che possiamo, come tutti quanti. I temi che abbiamo trovato come problematiche del gruppo romano li vedete riassunti. L'organizzazione, secondo noi è fondamentale un'organizzazione romana, non ci conosciamo, non sappiamo il municipio a fianco quante persone sono, che problemi stanno portando avanti, quindi secondo noi, come già ho sentito in vari interventi, non sono il primo a dirlo, ci vuole un'organizzazione romana e delle regole semplici di coordinamento tra tutti. Userò delle parole che nel Movimento 5 Stelle non sono bellissime, non vengono molto apprezzate, ma sono funzionali per quello che devo dire. Quindi le regole non sono delle cose da aver paura, ma semplicemente delle linee guida per permetterci di lavorare al meglio. Tra queste che abbiamo visto noi, pensiamo che sia importante delle assemblee comunali ogni 3, 4, 6 mesi, la cadenza la vedremo insieme, però sono fondamentali, come oggi ci possiamo cominciare a conoscere tra vari municipi, è importante continuare questa cosa. Non è detto che devono essere assemblee generali, Roma è grande, si possono fare, come ho sentito da altri interventi, assemblee di zone, quindi 2-3 municipi insieme. Altre forme di organizzazione potrebbero essere delle riunioni tra coordinatori di municipio. Ho sentito di municipi fluidi che non hanno ruoli, non hanno organizzazioni, però un minimo di organizzazione per riuscire a portare avanti i temi ci vuole. Un referente di un municipio dove tu puoi comunque sapere a chi cercare con una rotazione importante dei ruoli. Noi siamo nel nono molto severi sulla rotazione dei ruoli. Un ruolo, per quanto sia, dura 4 mesi, dopo ce ne va un'altra persona, anche se non è molto pratico di comunicazione eccetera, lo si porta avanti, lo si rende partecipe del gruppo. Se si tende a tenere ruoli per troppo tempo, la gente si sente esclusa e se ne va. Penso che sia fondamentale. Un'ultima proposta sul fatto a livello municipale, noi abbiamo pensato una sede a livello comunale, lo so, tutte le difficoltà che ne vengono fuori, questo però è per un motivo molto preciso, per portare avanti alcuni argomenti, alcuni temi che vorremmo portare avanti, una alfabetizzazione informatica. Tante persone non ci conoscono perché non conoscono il mezzo internet, il mezzo computer. Noi abbiamo pensato tante volte di fare dei corsi per gli anziani nelle case di riposo eccetera, per far vedere che il Movimento 5 Stelle non è il nazismo, c'è tutta un'altra cosa, siamo vicini alle persone, siamo con loro, però se loro non sanno andare su internet e noi siamo difficili da trovare in alcuni casi, non ci trovano e hanno paura a priori. Quindi per portare avanti questo tipo di tema, un giornaletto, un volantone, chiamiamolo come ci pare, ci vogliono comunque un posto fisso dove ci si può riunire, un punto di ritrovo in qualche maniera. Quindi questa è l'ultima proposta per il fatto organizzativo. Di comunicazione abbiamo diviso in due problematiche, la comunicazione interna e la comunicazione esterna. Per quello che riguarda la comunicazione interna, a livello romano, vado da prima dall'ultimo, una piattaforma di discussione con il casino.it.com.net.zot, abbiamo impanicato tutto, non si sa più niente. Io ho amici e mi chiedono, io vorrei partecipare al Movimento 5 Stelle, dove siete? Il nono lo so dire, tutti gli altri io non so dove vedete, non ho un punto dove dico lì c'è il settimo, lì c'è l'ottavo, eccetera. Mi sembra essenziale. Quindi adesso non deve però essere soltanto un fatto di lavoro, ok? Lavoriamo su internet, troviamo il mezzo migliore,
noi come Metto alla Fine pensiamo che Parelon potrebbe essere una buona soluzione, lo stiamo cominciando a usare nel municipio, non vogliamo imporre niente a nessuno, li vediamo insieme. E quello a livello di lavoro e di aiuto agli eletti è molto importante, però ci vuole un punto di aggregazione anche, diciamo, ludico in qualche maniera. La gente deve essere libera di scrivere quello che vuole, poi deve essere moderata, ci devono essere delle regole precise, io voglio sapere chi scrive cosa, però ci deve essere anche questa forma di comunicazione tra di noi che ormai è totalmente assente. Noi nel municipio il .com per esempio lo usiamo come per mettere le assemblee e facciamo poco altro, ormai su Facebook, su Twitter, no, Facebook, WhatsApp, eccetera, eccetera. Per quello che dicevo, ultima cosa, appunto, per qualsiasi ruolo ci vuole una trasparenza totale, cioè io voglio sapere chi è responsabile del gruppo comunicazione che è uscita quella cosa, non per polemica, perché se fa una cosa buona voglio sapere chi l'ha fatta, voglio sapere qual è, adesso poi vado sulla parte esterna, la comunicazione esterna, la strategia del tavolo comunicazione che sta portando avanti a livello romano. Io non so nulla, quanti di voi conoscono chi lavora nella comunicazione romana? Cioè, vanno bene tutti i tavoli di lavoro, ma alcuni tavoli per noi sono fondamentali e dobbiamo tutti condividere il lavoro di quel tavolo. Poi se uno va là, partecipa, aiuta, eccetera, però una strategia comune la dobbiamo, secondo me, identificarci tutti in quella strategia, sposarla, eccetera. Ultima cosa che per noi era importante, tutto il gruppo del nono ha sottolineato la vicinanza verso i portavoce. Nel senso, ci sono polemiche, l'abbiamo visto con il tavolo urbanistica, ci sono errori, fanno cazzate, scusatemi il francesismo, sbagliano eccetera, però la buona fede, l'impegno della stragrande maggioranza è inopinabile e ci metterei io la mano sul fuoco. Quindi la cosa che vi chiedo a tutti è se siete d'accordo, cioè un applauso per tutti i portavoci, il lavoro che portano avanti per noi è essenziale. Tante volte... vedo il lavoro che fanno i nostri portavoci al municipio e anch'io ero candidato, dico io non l'avrei mai fatto, cioè non sarei riuscito a fare quello che fanno loro tutti i giorni, quindi veramente lasciate ogni tanto da parte le polemiche, adesso non entro nel vario municipio eccetera, cerchiamo di aiutarli il più possibile. Per finire, per aiutarli, vi parlavo appunto di Parelon, il problema è che vorremmo tutti tanti tavoli del lavoro, ogni municipio un tavolo scuola, un tavolo urbanistica, un tavolo mobilità eccetera. Non è possibile questo, non siamo così tanti, la gente, l'italiano medio se ne frega, vota, se vota, e poi muore tutto lì. Tanta gente viene, ah non avete fatto niente per noi, e te che hai fatto per me? Io, la mia risposta principale. Quindi abbiamo provato tutto nel nostro municipio per cercare di attivare le persone, l'ultima cosa che ci rimane è farli stare a casa e lavorare da casa, più di così non possiamo fare. Questa nostra idea è portarla su Parelon, quindi cercare di aprire i vari tavoli su Parelon che permette una elaborazione dei temi a livello informatico, da casa, le proposte si portano avanti eccetera, poi non so se ci sarà occasione di parlarne più tardi, è un po' complesso. Ok, quindi vi lascio questo argomento e basta, sono stato più breve degli altri. Grazie. XII Municipio, Luca Marzico. Grazie anche ai nostri portavoce di essere qui, Daniele e Silvia, che sono l'elemento fondamentale per quanto riguarda il gruppo municipale per portare le nostre istanze all'interno del Consiglio Municipale. Questo, diciamo, ci siamo incontrati a livello di gruppo municipale anche sulla piattaforma, insomma sulla pagina Facebook, per condividere le nostre idee, le abbiamo messe su un documento che poi ovviamente metteremo agli atti cercando di condividerlo con voi tutti.
È ovvio che non bisogna partire se è peggio avere contenuti e non comunicazione, non saperli comunicare, o avere una buona comunicazione e non avere contenuti. Questo non ci siamo intrappolati in questa discussione. Sono due facce della stessa medaglia, che sono la mancanza di partecipazione dei cittadini. Questa mancanza di partecipazione non è solo numerica, ma anche qualitativa. I contenuti dell'iniziativa politica del Movimento Romano e la loro efficace comunicazione a tutta la cittadinanza ed una organizzazione capillare ed agile del Movimento nei municipi e tra i municipi sono sicuramente gli aspetti che necessariamente dovranno essere affrontati anche in questa riunione, l'abbiamo già detto fino adesso. Affinché il Movimento possa essere sì compatto, ma che poi possa essere anche riconoscibile in quello che vuole fare a Roma e anche a livello nazionale, ma partendo dai municipi ovviamente. Ma i contenuti, ovvero tutto ciò che riusciamo a scoprire nei municipi e che deve essere poi tradotto in denuncia dei problemi presenti nel territorio e la conseguente proposta delle soluzioni per risolverli, come possiamo efficacemente ricercarli? Specialmente nei vasti territori municipali nei quali opera però, lo sappiamo, un numero non sufficiente di attivisti. Ci siamo posti questo problema, diciamo, non siamo tantissimi, il municipio è amplissimo, va da Porta Portese a Maccarese, passando per Malagrotta, immaginate voi quale ordine di problemi ci abbiamo, ma è replicabile su tutti i 15 municipi romani. Occorre necessariamente essere presenti più nei quartieri che nel municipio, questa, in sostanza, siamo partiti da questo. Ogni cittadino attivista deve essere presidio del proprio quartiere, spessissimo in lotta con i comitati di quartiere orientati alla salvaguardia del bacino elettorale dei partiti piuttosto che del bene comune. Quindi abbiamo anche questa competizione. Solo se ogni attivista è presidio del quartiere nel quale abita e del quale dovrebbe conoscere in profondità problemi e risorse, allora sarà possibile esercitare la funzione di attrazione verso tutti i cittadini dello stesso quartiere, che è quello al quale dobbiamo puntare. Anche non iscritti al blog nazionale, perché la partecipazione non è soltanto per essere iscritti al blog, ma per riconoscere e risolvere i problemi del nostro quartiere. Questo strumento sono i tavoli territoriali, ci siamo inventati questa cosa, cioè fortemente connessi con tutte le istanze di partecipazione dei cittadini del quartiere, come i blog antidegrado, li conosciamo, o le reti di contrasto al degrado stesso, li conosciamo, fatte dei cittadini, quelli che vanno con la ramazza e il raschietto. Questo identificano, segnalano una voglia di partecipare dei cittadini molto alta. Dobbiamo intercettarla, ma non ai fini elettoralistici, ma ai fini di portare questa voglia di partecipare, di conoscere e risolvere i problemi ai tavoli territoriali, cioè convogliarli sui tavoli territoriali, che sono i tavoli di quartiere, snelli, per carità, senza nessuna struttura o sovrastruttura. Non è un caso che su queste reti di cittadini sempre più attive e diffuse su Roma, lo conosciamo anche perché oggi erano anche presenti in televisione, hanno cercato di metterci il cappello dei consiglieri municipali, subito respinti, ma quello è il livello della partecipazione dei cittadini, dobbiamo farla diventare dei tavoli territoriali che danno contenuti al Movimento Romano. Quindi con il tavolo territoriale avremo contenuti locali selezionati a livello di quartiere grazie alla presenza continua degli attivisti. L'efficacia della loro azione di denuncia e di proposta fungerà da attrazione agli altri cittadini, cioè se il tavolo funziona attrarrà altri cittadini, ma il tavolo deve essere il più granulare possibile, cioè a livello di quartiere. Dai tavoli di quartiere al gruppo municipale degli attivisti. Questo è il passaggio nel quale non devono perdersi le istanze originate dai quartieri, che poi devono tradursi in atti politici, cioè dal tavolo territoriale al portavoce municipale. È fondamentale questo passaggio. I problemi riscontrati, le proposte devono diventare atti politici. Ma le tre gambe sulle quali dovrà reggersi il tavolo sono, oltre ai contenuti fondamentali, le istanze dei cittadini ed atti politici, la loro comunicazione nel quartiere e all'esterno, cioè dobbiamo far sapere dal tavolo quello che viene fatto alla gente del quartiere, e l'organizzazione intermunicipale. Questi sono i tre settori sui quali abbiamo posto il focus. Basta che una di queste tre gambe sia fragile che tutto va a farsi benedire. Per dare diffusione e comunicazione a quanto originato dai tavoli,
e a fini esclusivamente organizzativi e di approfondimento condiviso dei problemi che hanno rilevanza comunale o intermunicipale, è importante che si realizzi un coordinamento degli attivisti di tutti i municipi, che non si sovrapponga o sia di intralcio ovviamente al coordinamento dei portavoce. La funzione di questo coordinamento è di cinghia di trasmissione o di facilitatore della condivisione delle informazioni e delle iniziative tra i municipi, cioè ogni municipio non deve andare per conto proprio, questo coordinamento serve a farli andare avanti tutti insieme e a replicare iniziative di successo di un municipio in altri municipi. Può accadere che molto spesso, anzi purtroppo è stato anche molto, molto frequente, che i municipi operino o organizzino eventi per conto proprio, senza questo coordinamento, ma soprattutto far leva sul fatto che un evento di successo sia replicabile sugli altri anche municipi. Per riepilogare, poi un altro aspetto importante, quanto mi manca 3 minuti, è una fonte di informazione del movimento alla quale tutti gli attivisti possano attingere per approfondire argomenti, come per esempio il tavolo urbanistica, anche quando ciò non sia possibile farlo in rete, cioè fare una sorta di piattaforma della conoscenza che sia in rete o anche di gruppi di cittadini che possa diffondere questa conoscenza. Per riepilogare, tavoli territoriali, coordinamento organizzativo intermunicipale e organizzare il patrimonio conoscitivo in modo tale da renderlo facilmente fruibile agli attivisti di tutti i municipi. Queste sono le proposte del gruppo 12. Grazie. Carlo Chiossi, 13°. Buongiorno. Allora, premetto che non ho un discorso preparato come tutti voi, ma se non male quello che abbiamo da dire come municipio è stato già detto da tutti quanti. Le lamentele, le criticità sono essenzialmente riguardanti la comunicazione, ossia notiamo che c'è una mancanza di comunicazione fra, all'interno dello stesso municipio, fra gli stessi portavoce e gli attivisti. Non sappiamo nulla di quello che succede in comune, così come non si sa nulla di quello che succede alla regione, al Parlamento un po' di più, perché comunque siamo bombardati ovunque da tutti i social delle notizie, ma sentiamo che c'è questa carenza, perché molti attivisti che vorrebbero partecipare non sanno che cosa fare, non sanno come muoversi, perché non sappiamo neanche che cosa succede nel municipio, quindi quello che propone il municipio 13 è cercare di trovare una soluzione per far sì che i portavoce abbiano un canale di comunicazione bidirezionale, ossia che riportino quello che succede in municipio, in comune, regione, verso gli attivisti, e allo stesso tempo portino la voce degli attivisti verso le istituzioni, che è quello che poi li chiamiamo portavoce per questo, altrimenti dovrebbero essere consiglieri come tutti gli altri partiti. All'interno del municipio stiamo cercando di risolvere questa situazione con un organigramma di lavoro che prevede un gruppo di comunicazione centrale che faccia il raccordo fra gli attivisti, i portavoce, gli info point, che sono una parte fondamentale secondo noi della nostra attività, in quanto oltre al web sono uno strumento per arrivare ai cittadini, perché come sappiamo bene che c'è pochissimo interesse da parte della cittadinanza ciò che succede nella politica, soprattutto la politica dei municipi, nessuno sa nulla di quello che succede. Se tu prendi qualsiasi persona per strada e gli chiedi cosa succede nel proprio municipio, non sa assolutamente nulla. Quindi stiamo cercando in questo modo di
di trovare un nuovo modo per, di lavorare per far sì che il gruppo di comunicazione riporti tramite la, lo confezionamento di contenuti che diventeranno poi articoli da pubblicare su blog, articoli da pubblicare su Facebook, e articoletti da dare come sotto forma di volantini agli infopoint a spiegare quello che succede. Speriamo in questo modo di mettere una pezza a quelli che sono i problemi del nostro municipio, però rimane sempre da dover risolvere questo fatto della comunicazione bidirezionale che assolutamente non c'è. Altre cose non ne abbiamo molte. I tavoli di lavoro comunali, pochi attivisti nostri partecipano ai tavoli di lavoro comunali, non sanno neanche che esistono, non sanno neanche dove si riuniscono, quando e come, ma abbiamo una sorta di disaffezione anche all'interno dei municipi. I tavoli di lavoro municipali, per esempio, qualcuno li realizza qualche volta su argomenti specifici, poi si comincia un lavoro che poi lascia il tempo che trova, non si finisce mai, non si traducono questi tavoli in vere e proprie mozioni, interrogazioni da presentare al municipio. Invece è importante che venga fatto questo lavoro dagli attivisti, perché poi anche se non vengono accettate, perché come in tutti gli altri municipi noi abbiamo due consiglieri su 26 che ovviamente contano come due di picche, quindi ci bocciano regolarmente tutto, però quantomeno possiamo dire che ai cittadini che il nostro lavoro l'abbiamo fatto e che la maggioranza ha bocciato tutte le nostre iniziative, cioè, quindi informare ancora una volta i cittadini di quello che succede. Che proponi per superare il livello di comunale? Ma quello che proponiamo noi, cioè sicuramente quello che vorremmo, che auspichiamo, è che ci sia un portale, chiamato come vi pare, un meetup, un forum, non ha importanza come lo vogliamo chiamare, quale sia la piattaforma dove gira, però che raccordi tutti i municipi di Roma e il comune di Roma, perché noi non sappiamo nulla di quello che succede negli altri municipi, non sappiamo nulla di quello che succede al comune, se non poche notizie che vengono fuori. Quindi sentiamo proprio la mancanza di un coordinamento generale di tutta Roma, di tutti i municipi, perché ogni municipio non è un movimento a parte. Quindi questo è quello che auspichiamo, che ci sia questo coordinamento generale per tutti i municipi. Poi, bene o male, è quello che è stato detto un po' da tutti gli altri che sono intervenuti, e quindi non aggiungiamo nulla, insomma, a questo. Grazie. Scusa, io, se è possibile, farti una domanda, certo. E non vedo Spera e Biggio qui, quindi, però io vorrei capire questo. Tu hai detto delle cose abbastanza gravi nei confronti dei portavoci. Adesso vorrei capire bene se tu c'hai della relazione con queste persone o no, cioè se c'è un gruppo municipale. Certo, il gruppo municipale esiste, cioè, siamo una ventina di persone, però ci relazioniamo con loro solo in alcuni casi, nel senso loro vengono alle riunioni vagamente. Ma voi andate ai consigli, andate alle commissioni? Andare alle commissioni e consigli, non tutti gli attivisti possono andarci, perché... Ma domanda, io sto chiedendo... Non tutti gli attivisti hanno la possibilità di andarci, perché si svolgono la mattina e noi, bene o male, tutti quanti lavorano, hanno altre cose da fare. Allora, diciamo una cosa, che questo è l'assemblea di coloro che si sentono base e non portavoce. Mi dispiace che non ci siano i portavoce del municipio, che in qualche modo potrebbero contestare quello che sta dicendo, però lasciamo la libertà ad ogni attivista di poter esprimere gli aspetti positivi, ma anche esprimere gli aspetti negativi. E i portavoce intelligenti devono anche farne frutto, perché soltanto dalla crescita e dall'accettazione che può non andare tutto bene, secondo me otteniamo il maggior risultato sia di questo evento sia del gruppo romano. Siamo qua apposta. Allora, io non è che voglio criticare assolutamente in toto i nostri portavoce, dico che loro fanno il loro lavoro
al municipio, lo fanno anche egregiamente per quello che mi consta, però si avvalgono di un gruppo di portavoce, di un gruppo comunale che li supporta e che li aiuta, e non invece di avvalersi della base degli attivisti del municipio. Questo è il problema, perché noi non sappiamo, come gruppo municipale, non sappiamo quello che si dicono nelle commissioni, non sappiamo quello che succede al consiglio municipale perché non ci viene riferito, e per questo parlo di comunicazione bidirezionale da richiedere a tutti i costi ai nostri portavoce. Quello ne stiamo discutendo anche nelle nostre assemblee del municipio. Carlo, rappresenti un gruppo o rappresenti te stesso? Io rappresento il gruppo del municipio Trieste. Abbiamo fatto una riunione venerdì sera e sto riportando quello che è emerso dalla riunione. Siamo a postissimo così. Grazie. Municipio 14, Livia Marigliano. Ciao a tutti, appunto sono Livia Marigliano e vengo qui a parlare a nome del gruppo del 14° municipio per farvi capire un po' la zona Montemario, via così. Allora, noi abbiamo accolto favorevolmente l'iniziativa di un'assemblea romana per incontrarci, per confrontarci riguardo alle varie problematiche che si possono incontrare come gruppi oppure come città. Diciamo che nel corso delle riunioni che abbiamo fatto per preparare le nostre idee, per riorganizzarle e portarle a voi, abbiamo raccolto le difficoltà di molti attivisti nel capire quali fossero poi effettivamente le priorità da discutere oggi, e quindi ci siamo anche un po' aiutati con i vari post, i vari commenti. E come prima cosa che vogliamo sottolineare è stato un po' il nostro dispiacere sia per due aspetti che hanno riguardato proprio la comunicazione rispetto a questa assemblea. Il primo è stato nella compilazione dell'informazione sull'evento, no? Dove si diceva che era l'assemblea della base romana per stabilire le regole della nostra organizzazione e ripristinare la trasparenza. Allora, per quanto riguarda la trasparenza, noi almeno nel nostro gruppo municipale siamo convinti che chi realmente si sente parte del movimento e parte attiva del movimento sappia come sono organizzati i vari gruppi, i vari livelli, i vari municipi e i vari a livello comunale, eccetera, e quindi non riscontriamo né problemi di trasparenza né difficoltà di dialogo con i portavoce oppure con gli altri gruppi operativi, dove ovviamente abbiamo i nostri referenti, sia quelli online che quelli fisici. Quindi in questo senso a livello del nostro municipio non abbiamo riscontrato nessuna problematicità. No, infatti noi riportiamo questo. E dall'altra parte è proprio lo slogan che ci ha lasciati molto perplessi, cioè il discorso della base: senza la base non c'è l'altezza. Cioè il discorso di base, base e altezza, insomma, ci sembrano delle cose che sono adatte molto alla geometria della vecchia politica e che poco hanno a che fare con il movimento. Cioè la base, cioè se le parole hanno un'importanza, e ce l'hanno perché ci permettono di percepire una realtà che sia oggettiva, la base e l'altezza sono due cose separate tra di loro, sono due cose che hanno tra di loro una distanza e che quindi per noi non ci sono nel Movimento 5 Stelle. Cioè comunque sia, se sono due aspetti della vecchia politica che noi vogliamo capovolgere, se la capovolgiamo, il triangolo, la piramide, chiamiamolo come ci pare, l'altezza coincide con la base, non ci deve essere questa separazione. Cioè per noi devono esistere solamente gli attivisti e basta. Per quanto riguarda più strettamente il discorso legato all'organizzazione, appunto ripeto, non crediamo di avere dei problemi particolari e ci troviamo a nostro agio insomma con le modalità attuali. Quello che lamentiamo è una scarsità, una scarsa partecipazione della parte attiva, cioè ci mancano proprio gli attivisti numericamente, intendiamo disposti a dedicare il tempo per portare avanti un lavoro tangibile. E soprattutto adesso che siamo nelle istituzioni, questo ci rimane un pochino più
complicato. E per andare diciamo, nel concreto, in riunione abbiamo fatto alcune proposte su come organizzarci meglio, visto proprio le poche forze attive che abbiamo, e la proposta più condivisa è stata quella di concentrarci su pochi temi forti, insomma, che siano propri del movimento o che il movimento possa come dire, accogliere perché in sintonia con i propri principi, senza tralasciare per quanto possibile quello che succede all'interno del municipio e che riguarda proprio strettamente il territorio. E quindi abbiamo pensato che ad esempio ci si potrebbe concentrare per periodi di tempo limitati tutti quanti, l'impegno di tutti gli attivisti per lanciare dei progetti condivisibili e condivisi, e poi una volta che il progetto è stato lanciato e che magari può essere eseguito avendo poche forze, insomma da meno persone, ritornare a ridistribuire le forze degli altri anche sugli altri piani più consueti, come il lavoro appunto nelle commissioni municipali, che è un lavoro fondamentale, e le esigenze di raccordo col territorio. Dal post nelle pagine c'erano molte domande in merito alla volontà di chiudere o meno i forum e se continuare a tenere in vita le pagine municipali in luogo di una piattaforma unica. E ovviamente questi cioè sono degli argomenti che sono stati portati semplicemente come esempio, però comunque noi ne abbiamo parlato e desideriamo mettervi al corrente delle nostre opinioni al riguardo. E la questione forum è una questione in realtà già decisa ed acquisita attraverso una votazione fatta da tutti i certificati romani che hanno partecipato al voto, e quindi non ci sembra di dover ritornare nuovamente sull'argomento, considerando anche il fatto che lamentiamo sempre tutti che le decisioni prese non vengono mai acquisite, e quindi potremmo come dire, cominciare da questa, ad acquisire questa e concentrarci finalmente sul passo successivo, che è appunto, come deciso tutti insieme, far confluire tutto sul portale beppegrillo.it. Per quanto riguarda la questione delle pagine municipali, noi pensiamo che ogni municipio debba avere un luogo virtuale dove poter informare le persone del proprio territorio, senza che queste siano costrette a ricercare faticosamente le notizie in una pagina dove si parla di tutta la città. E un'idea che desideriamo sottoporvi, ad esempio, è quella di essere tutti più omogenei, più riconoscibili, utilizzando gli stessi banner, utilizzando gli stessi format e lasciando che si evidenzino per un periodo di tempo magari limitato, determinato, alcune cose particolari accadute in quel municipio, in quel determinato municipio, magari utilizzando sempre un format comune. E in questo modo anche graficamente si può contribuire a una comunicazione più efficace, più snella, più veloce e più incisiva, ovviamente. E ovviamente qualora questa proposta vi trovasse d'accordo, insomma, la si potrebbe attuare in modo semplice tramite una scelta e una votazione nel gruppo social dove ci sono tutti i portavoce e sono rappresentati tutti i municipi con i loro referenti. E per quanto riguarda Roma, oltre alla pagina Facebook romana, noi abbiamo già una piattaforma unica direttamente sul sito beppegrillo.it, che è il blog romano e che è raggiungibile anche attraverso il sito roma5stelle.it, dove ogni municipio ha un suo spazio preciso sia per quanto riguarda i comunicati che per quanto riguarda un archivio documentale. Quindi insomma, quello che vogliamo dire è che i mezzi ce li abbiamo e quindi usiamoli, invece di cercare di utilizzare, di creare, grazie, ho finito, di creare nuove cose. Insomma, abbiamo quello che abbiamo, usiamolo senza sottrarre delle energie, delle risorse e del tempo, visto che tempo, risorse è tutto prezioso, insomma, quindi tutto da usare con parsimonia. E inoltre nel gruppo abbiamo analizzato insieme la nostra capacità di operare e non abbiamo dei regolamenti interni, insomma, come è venuto fuori dalla gran parte dei municipi, insomma, abbiamo dei referenti che non hanno nessun potere decisionale, ma solamente loro coordinano il gruppo, sempre in maniera a rotazione, coordinano il gruppo, l'accoglienza, i social, la comunicazione, la logistica e la tesoreria. Quello che appunto abbiamo come problema sicuramente è che non riusciamo a fare grandi operazioni territoriali, proprio per un fatto di forza lavoro. E i portavoce sono fortemente prestati dall'agenda nel Consiglio Comunale ed effettivamente non riusciamo a creare dei tavoli di lavoro come supporto stabile al loro operato, e tantomeno propositivo. Le nostre riunioni noi le facciamo ogni 2 settimane, contano circa 30 persone e Donatella Iorio e Marco Terranova, che sono i portavoce, ci sono sempre. E anche l'interconnessione con i municipi, per rispondere alla tua domanda, secondo noi ovviamente, insomma, deve crescere, bisogna che cresca, però non è un processo che si può artificialmente accelerare, anzi secondo noi comunque sia
considerando tutte le difficoltà, è un processo che si sta evolvendo in sintonia con l'evolversi del Movimento 5 Stelle stesso. E quindi proprio per la coscienza di come siamo organizzati e delle forze reali di cui disponiamo, non riteniamo di rilevare delle particolari criticità in merito all'organizzazione interna, anche se ovviamente ascoltiamo con interesse tutte le proposte per migliorarci, e anche per quanto riguarda la comunicazione, che è un argomento complesso e fondamentale, e ci ha trovato molto interessati anche costruttivamente critici rispetto ad alcuni interventi, questo ovviamente sempre al fine di salvaguardare e promuovere sia il bene comune che il movimento. Gli interventi, la prima... Matteo quindicesimo. No, c'è il 15° municipio, Emanuele Anzolino. Solo per rispondere un attimino al nome dell'assemblea, era per far capire che non era la passerella dei portavoce, era l'assemblea della gente comune, degli attivisti. Era tutto fatto, nessuna polemica con... Se poi si guarda al quadrato, ecco, magari se evitiamo di perdere... No, ma è No, beh, era per chiarire appunto la problematica che c'è. Una scritta carina, ma l'oggetto non è né la base né l'altezza, magari è il rettangolo che compongo. È il perimetro. Sia l'uno che l'altro. L'aria. È l'aria, l'altezza. Per favore, per favore, diamo parola. Avanti. Buongiorno, sono Emanuele Anzolino, parlo a nome di quegli attivisti del 15° municipio che si sono voluti esprimere sulla questione organizzativa e di comunicazione della comunità romana. Municipio 15 ha l'estensione territoriale maggiore di tutti, per questo per noi non è facile pianificare le riunioni tra gli attivisti. Attualmente ci incontriamo in ristorante a casa di uno di noi a rotazione. L'ultima riunione l'abbiamo dovuta addirittura spostare su Facebook, visto che solamente tre di noi sarebbero riusciti a presenziarla fisicamente. Attualmente a livello municipale la comunicazione che abbiamo con i simpatizzanti viene effettuata tramite Twitter, dove abbiamo circa 500 follower, la nostra pagina Facebook del 15° municipio, seguita da circa 1000 persone, e la mailing list con 400 ulteriori contatti. Tutta questa rete ce la siamo costruita col tempo, ai banchetti, dando i nostri contatti e dicendo seguiteci, potete trovarci qua, vi informiamo su quello che succede in municipio a Cimare. Quindi insomma questo è il risultato di 2 anni di lavoro sul territorio facendo i banchetti. Per quanto riguarda le piattaforme da utilizzare per la comunicazione, noi come 15° non siamo disponibili a tornare sul vecchio forum, quello.com. I portavoce hanno fatto bene ad abbandonarlo, secondo noi, vista la sua struttura inadeguata e le carenze sulla sicurezza dei dati personali. Siamo disponibili invece ad utilizzare un nuovo forum che sia di facile utilizzo per tutti e che garantisca trasparenza su proprietà del dominio, chiavi di amministrazione, che devono essere affidate a persone non controverse, e una rotazione periodica dei moderatori, regole chiare e precise che impediscano ad infiltrati esterni di portare alla deriva qualsiasi discussione e che garantiscano un clima sereno per un dibattito costruttivo che secondo noi è il prerequisito per qualsiasi confronto civile. Certamente abbiamo bisogno di strategie efficienti per inserirci nel dibattito politico romano, altrimenti restiamo marginali. Forse finora ci sono stati pochi spazi per poter incidere. Di sicuro non è facile fare opposizione con un solo consigliere municipale, quale noi abbiamo nel 15°. A livello comunicazione riteniamo che per renderla più efficace sia essenziale coinvolgere i nostri simpatizzanti e renderli partecipi delle decisioni del gruppo portavoce. Questo può essere fatto dandogli spazio sulle piattaforme online come Facebook e forum, ma anche ad esempio facendo brevi interviste durante i banchetti. Non so, se si organizza una raccolta firme sull'uscita dall'euro, dopo che il simpatizzante ha firmato, si può chiedere che cosa ne pensa in proposito, perché pensa quello che pensa, ci può dire la sua. Basta un cellulare per registrare la risposta e questo ha un effetto di responsabilizzare e coinvolgere i nostri simpatizzanti.
Riteniamo che ci debbano essere un numero maggiore di contenuti disponibili per la condivisione da parte dei gruppi comunicazione dei singoli municipi. A tale proposito sarebbe possibile creare un tavolo di lavoro contenuti, oppure il nome che volete, che ha il compito di realizzare interviste, portavoce, capitoline municipali, scrivere articoli e occuparsi di renderli disponibili, in modo simile a come attualmente lavora il gruppo social, che detto per inciso alla fine è uno dei pochi gruppi che funziona perché crea contenuti, e una volta che ci sono i contenuti è facile condividerli sulle pagine Facebook, Twitter, mandargli un mailing list, dire ragazzi è successo questo, e eccetera. Riteniamo che per organizzare le cose in maniera efficiente sia necessario polemizzare di meno e concludere di più. Democrazia non vuol dire impantanarsi tra mille diatribe. Democrazia vuol dire dare a tutti la possibilità di dire la propria e procedere ad una votazione libera e non pilotata, il risultato della quale deve essere accettato da tutti i membri della comunità. Insomma, se vogliamo crescere dovremo puntare ad avere meno polemiche e più discorsi costruttivi. Sarebbe meglio evitare incongruenze tra le dichiarazioni dei vari portavoce. Loro più di ogni altro rappresentano l'immagine della nostra comunità a livello cittadino e municipale, e fornire dichiarazioni coerenti tra di loro migliorerà l'efficacia comunicativa in generale. Riteniamo pertanto che differenze di punti di vista tra i vari portavoce devono essere discussi prima dei comunicati ufficiali e comunque sempre lontano dai microfoni. Riteniamo infine che a livello di comunicazione trasversale sia necessario che i portavoci diano sempre ascolto ad ogni addetto alla comunicazione intermunicipale, che raccoglie a sua volta i pareri del gruppo attivisti che rappresenta. È ovvio che non è che si può fare un... I portavoci non è che possono dare ascolto al singolo attivista, però se riusciamo a organizzarci, ogni gruppo, ogni municipio, ogni tavolo di lavoro nomina un rappresentante che può essere, adesso lo chiamiamo addetto alla comunicazione intermunicipale, quello poi si fa portavoce di tutti, loro hanno un'interfaccia di 15 persone più una per ogni tavolo di lavoro, le persone sono poche e ci si riesce a gestire meglio. Potrebbe però essere utile facilitare la segnalazione di cittadini e vari portavoce, ad esempio creando un unico tavolo segnalazioni con un indirizzo mail univoco che è in contatto diretto con portavoce capitoline municipali oppure con i vari referenti di comunicazione intermunicipale a cui tutti i cittadini possano inviare le loro segnalazioni. Sarà poi compito del tavolo filtrarle, organizzarle ed inoltrarle al gruppo portavoce di competenza. Questo avrebbe l'effetto, sicuramente, di avvicinare i nostri simpatizzanti a chi li rappresenta. Se il simpatizzante ha un canale diretto con chi lo rappresenta, fa una segnalazione, la strada è piena di buchi, gli lampioni non funzionano e vede che la comunicazione arriva al portavoce, si sente coinvolto, è più incentivato a partecipare a quello che può essere la vita del municipio, l'attivismo o anche il semplice presenza nel movimento. Tutto qui, io ho concluso. Grazie. Allora, la prima parte è finita, come abbiamo detto all'inizio, ci sono tre turni da un quarto d'ora a partire da adesso, 50 persone alla volta di quelli che hanno prenotato il pranzo, non accacchiamoci al self-service, c'è posto per tutti, per te no. Non andate via, aspettate un secondo. Si paga direttamente alla cassa, date nome e cognome, venite smarcati e poi si farà lo scontrino unico, proprio per evitare le file. Va bene? Buon appetito, dopo. Ultima informazione, alle 14.30 riprende la sera. I relatori dei tavoli di lavoro dovrebbero venire qui al tavolo. Grazie.